la schiena di un ottantenne. Ben ritrovati, oggi parliamo di una parola molto, ma molto strana, che è ajar. 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 Che cosa vuol dire ajar? Vuol dire slightly open, slightly open. Quindi se ci riferiamo per esempio a porte e finestre, quando porte e finestre sono ajar, vuol dire che sono socchiuse. She made sure the door was ajar so that she could hear what was going on in the other room. Quindi si è assicurata che la porta fosse rimasta socchiusa, così poteva sentire quello che stava succedendo nell'altra stanza. The back door was ajar so the dog could come and go. Quindi la porta di dietro, la porta sul retro, era socchiusa apposta per il cane, così il cane poteva uscire o entrare praticamente.